Buongiorno, buongiorno les amis di che. Allora, benvenuti nella stanza dei peccati, che avete questa grande opportunità di vedere nella sua interezza e nel suo casino oramai noto a tutto il mondo. Allora, siamo entrati da un'altra porta, quella interna. Qui c'è questa, la porta esterna. E come vedete, che è una porta molto antica, obiettivamente molto antica. Questa casa è fatta a U e siamo agli estremi di questa U. Ora, questa porta non è praticabile, non lo sarà per un po' di tempo. Allora, sto sistemando la stanza dei peccati, cosa che vado dicendo oramai da molto tempo, però finalmente lo sto facendo. E anche se non può sembrare, ho già fatto una prima pulizia, e lo so, non ti sembrerà mai così, buttando un po' di cose, partendo così dal senso, praticamente in senso antiorario, partendo da qui, facendo un giro in questo modo. Qui sopra, per esempio, c'erano degli scatoloni, dietro ancora c'erano dei scatoloni, sopra là in alto, e ho buttato, 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 dovrò ancora buttare e riordinare e togliere e aggiungere e... Allora, intanto ti faccio vedere, scusa, devo fare una digressione. Ti vorrei dire che questa è la prima parte di una serie, probabilmente, perché io, guarda che bello questo effetto, perché ci metterò molto tempo a fare quello che devo fare, quindi la seconda parte andrà in onda alla fine della pulitura del muro. Sto pulendo il muro dalla fuliggine e ti faccio vedere. Questo è l'effetto che io voglio ottenere e che mi piace molto, effetto sfocato, insomma, si vedono le varie pitture sottostanti e c'è anche il cemento, ovviamente. Qui è stato pulito molto bene e questo è il livello che si può raggiungere di pulizia. E guarda che lavoro ho fatto sopra. Sopra è tremendo, sopra è tremendo, ma ora te ne parlo. Allora, questo è il livello che voglio raggiungere. Va bene, le porte poi le colorerò, le dipingerò di panna, color panna. Poi per il resto resterà molto rustica, queste cose andranno via. Molto rustica, molto rudimentale, non so come dire, perché quello che voglio, che a me piace, sarà così. Come, ecco, guarda la pulitura, cosa fa emergere. Tra l'altro ho trovato sotto, non so se si possa distinguere, c'è una greca stampata, a me sembra stampata in qualche modo, perché non viene via. Ma queste case che sono molto antiche, questa casa ha almeno 150 anni, è in uno dei nuclei più vecchi di questo paese, erano tutte decorate all'interno, erano molto belle. Ci abitavano i signori, diciamo così, di Milano, quelli che se lo potevano permettere e venivano qui nelle loro case. A noi sembra incredibile, però questa è una casa di villeggiatura, era una casa di villeggiatura. E io ricordo quando ero bambina e sono venuta ad abitare qui, diciamo oramai tanti anni fa. Ci abitavano altre famiglie prima di noi e in questa casa c'erano 3-4 famiglie insieme, cioè praticamente occupavano uno o due locali a testa queste famiglie. Erano altri tempi, prima ancora si faceva l'allevamento dei bachi da seta e prima ancora abitavano qui, venivano qui per il fine settimana le famiglie benestanti di Milano. Trovai in soffitta, mamma, sto facendo di tutto per non riprenderti, ecco tu passami dietro. Trovai in soffitta delle vecchissime fotografie, antiche fotografie, in cartone. Avete mai visto le fotografie antiche in cartone? Quelle cartonate, non so spiegarlo, sono enormi. E raffiguravano, una raffigurava due bambini, mi pare, vestiti alla marinaretta, ottocentesche come foto, e col bastone col cerchio per giocare, ed un'altra raffigurava, ce n'era una con un esercito, sembrava una foto di legionari, non lo so, adesso dico una stupidaggine, e poi una signora con lo chignon molto accollata, sempre ottocentesca.
Me le hanno rubate. Me le hanno rubate, va bene. Allora, per tornare a questa stanza, ti dico, siamo già a 5 minuti, ma ti dico che cosa intendo fare. Allora, pregate per me intanto. Sto pulendo i muri per ottenere questo effetto. Qui è già pulito, eh? Questo è il cemento e questo è il suo colore. E voglio fare affiorare l'azzurro e il verde sottostante. Queste cose sono da buttare, non le guardare. Poi sotto c'è un colore strano. Boh, che sia il colore del vecchio cemento, però non ho ben capito. Adesso oggi passerò ancora la vaporella qua. Sto usando appunto la vaporella, che è un portento. È veramente una vecchia vaporella, di quelle belle, ma belle. Però non arrivo in alto, non arrivo, poi io sono piccolina, quindi ci sono proprio dei problemi tecnici e sto facendo in alto con una mazza, con la mazza Swiffer, quella che tiene gli straccetti. Tanto olio di gomito, tanta fatica, tanto lavoro, però verrà così, con questo azzurro cielo che viene fuori, questo è il grado di pulitura che riesco a ottenere sopra, perché qui lo sapete, qui ho lavorato ieri e niente, qua purtroppo non ci ha messo mano nessuno per decenni, perché questa è una stanza che noi non abitiamo, non ci abitiamo. L'unica cosa che è stato fatto è il pavimento, perché è stato fatto oramai 25 anni fa, credo, perché insomma andava rifatto se non andavamo al piano inferiore. Cioè si cadeva giù praticamente, quindi abbiamo messo le tubazioni nuove, i tubi nuovi per quel lavandino là in fondo. C'è anche un attacco per il calorifero, ma manca l'elemento perché tanto voglio dire non abitandoci. Mentre c'è una stufa legna che va, e questo è il nostro essiccatoio, infatti qui mettiamo le cose ad asciugare, è una bomba, qui ci sono 30 gradi d'inverno. E tutti scappano da questa stanza, quindi l'ho colonizzata io perché ci posso stare solo io a questa temperatura, perché io soffro sempre il freddo. E niente, sopra più di così non riesco, ragazzi. Ieri ho provato, ma comunque a me piace anche così, ti devo dire la verità, mi piace proprio. E poi se mi stancherò un giorno, perlomeno l'avrò già pulita e un po' scrostata per ridipingerla, insomma, ci sarà un bel lavoro da fare, lo farò fare a qualcun altro. Però a me piace, cioè è inutile che ci giro intorno, io voglio proprio che rimanga così, perché è la sua anima, cioè sento che questa è la sua anima. Mi dispiace che ci sia il pavimento così, ci fosse stato ancora il pavimento di graniglia degli inizi del Novecento. Ma purtroppo non è stato possibile tenerlo, purtroppo. E niente, vabbè, questo stona veramente. Invece io adoro questa stanza, mi corrisponde. Si vede che ho la fuligine anch'io. Mi corrisponde. Allora, questa è una cosa per decorare il letto, una corona da mettere sopra il letto, però come la fotografo, ci sto pensando. E poi niente, molte cose ancora da buttare. Oggi continuerò poi con la pulitura. Già che c'ero, ho pulito l'interno della stufa, ho staccato tutti i tubi, ho pulito anche un po', sono passata da sotto con l'apposito attrezzo e ho dato una pulitura anche nella canna fumaria, come si chiama, nel camino. E ho pulito poi tutto l'interno della stufa, così per settembre siamo a posto. Qui c'è una zona di... Queste sono tutte cose... Non ho ancora aperto i sacchi, devo buttare... Molto, il 50% andrà buttato. Sono cose che riguardano il cucito. La vecchia Singer l'ho dovuta buttare perché era andata, proprio. Però sono tutte stracci, straccetti. C'è anche una cosa di coperte, va bene. Però sono pezzuole, un'infinità, infinità di rocchetti, di filo... Di nastri, sbiechi, come si chiamano, eccetera, un'infinità. Quindi qui dovrò prendere un mobile apposta. Ah, qui c'è la mia vaporella, fantastica. Qui ce n'è un'altra, ma è un po' della mutua. Questo è un mobile che ho restaurato io molto, molto 15 anni fa, però regge ancora. Regge ancora, regge ancora. Qui è stato forato da un peso.
questo mobile che ho acquistato, non so, robi vecchi, così. Però non è male, eh? Lo riutilizzerò. Non l'ho ancora aperto. Ci sono carte e la mia collezione di migliaia, sono oltre 1.000, credo, cartoline. Vediamo se riesco a raggiungerne qualcuna che sono lì dentro. Guarda, c'è una tombola nuova. L'ho comprata quest'anno perché tutti volevano la tombola. Quest'anno nessuno è venuto a giocare alla tombola. Vabbè, me la sono legata al dito. Allora, ecco, ho tirato fuori un po' di immagini. Come vedi, sono tutte cose che ho preso. Beh, questa Roma, probabilmente, perché la Cappella Sistina. Questa Mantova, credo, riconoscendo così più o meno. Palazzo Te. Ecco qui, e questo chi è? Sembra un Baskenis, però in realtà è uno spagnolo quando sono andata al Prado, perché mi hanno insegnato a studiare la storia dell'arte il valentissimo professor Riccomini, già soprintendente e maestro di Sgarbi, mi ha insegnato a studiare la storia dell'arte su queste cose. Me le metteva a tutti, ti metteva quattro foto sul tavolo, l'esame era questo, 1, 2, 3, 4. Dove e quando? Ascisse e ordinate. Dove e quando? Tu dovevi indovinare il periodo e la zona e prendevi 30. Anche se non indovina, questo è Masolino. Vediamo se qui me la sparo, qui me la sparo, me la sparo, me la sparo, Masolino da panicare. Allora, è un modo di studiare molto intelligente, perché una volta che tu hai capito dove e il periodo storico e quando vuol dire che sei dentro, cioè che hai afferrato delle cose importanti, anche se magari non ti sovviene il nome del pittore. Maronna, perché faccio queste digressioni? Via, scusate. Allora, qui c'è un mobile da cui devo eliminare. Ho già buttato un po' di cose. Ci sono delle pentole perché sì, non dovrebbero stare qui. Questo mobile fa schifo poi. Allora, perché ci sono delle pentole? Perché mia madre, che è ancora spignatta, non riesce più ad alzare le braccia verso la parte alta della cucina e deve avere tutto a disposizione in orizzontale alla sua altezza. E quindi, però è difficile avere una cucina tutta in orizzontale e quindi alcune cose davvero non riusciamo a farcele stare. Poi va bene, il freezer resterà, questo mobile resterà. Lo stendino resterà, che devo fare il lavandino, l'angolo lavandino è tutto da pulire, ancora non l'ho fatto. L'angolo lavoro, l'angolo lavoro l'ho già abbastanza pulito, ho buttato molto. Allora, ho buttato molto. In realtà sono arrivata a quest'angolo. Niente, adesso sposto. Lavoro della giornata, poi mi fermo. Pulire questo muro che vedete con la vaporella e poi in alto se non arrivo a mano. E vi prego un pensiero e una preghiera per me. Al prossimo video, mentre per quanto riguarda questa serie di video, tra qualche giorno, quando avrò finito la pulitura dei muri. Ciao, a presto.